Sicilia, l'appello della madre ai giornalisti. Non raccontate la morte, ma l'amore. Andate ad abbracciare i vostri figli. All'ospedale per una frattura, 93enne, si trova la casa occupata da una nomade incinta. Prima il Veneto, insorge, siamo alla follia. Chiesi 30 anni per gli assassini della studentessa iraniana uccisa a Milano, il cui cadavere era stato portato a Venezia in una valigia e gettato in laguna. Atleta 61enne di Lugano crolla a pochi passi dall'arrivo della Venice Marathon. Arresto cardiaco, inutili tentativi di rianimarlo. Nuovi orari invernali di ACTV in vigore dal 3 novembre. Ridotte le corse notturne della navigazione, ma aumentano gli autobus. Scoperta dalle fiamme gialle una batteria di oltre 10 pescherecci pirata, la maggior parte riesce a fuggire dopo un rocambolesco inseguimento. Sul campo di Milano si ferma la striscia positiva della Reyer. Gli oro granata soccombono 80-71 dopo un match combattuto. Buonasera e benvenuti con l'informazione di TG Venezia. Apriamo con i funerali della piccola Lucia, la bimba di 3 anni che ha perso la vita nel tragico incidente a Conche di Codevigo. Sentiamo le parole della madre che si è rivolta alle telecamere lanciando un messaggio d'amore. Posso chiedere una cosa? Ma voi articoli sull'educazione dei vari bambini, sui valori, sul rispetto, sull'amore, la passione e l'innocenza? Giusto di venire qua a fare questa fotografia, a fare questo giornalismo superficiale. Fate un lavoro meraviglioso. Ma fate un lavoro meraviglioso per gli altri. Trasmettete l'amore, non la morte. Trasmettete che con rancore non si fa niente. E dite loro quanto li amate. Andate a casa dei vostri bambini piuttosto di venire qua. Non ha senso. Baciate i vostri bambini e ditegli quanto li amate. Queste le parole di Elena Greco, la madre della bimba di 3 anni che ha perso la vita nel tragico incidente avvenuto domenica 19 sulla Romea Conche di Codevigo. Mentre parla, stringe a sé l'orsetto di Lucia. Prima di dare l'ultimo saluto alla sua piccola, fuori dalla chiesa di Fossò, si rivolge ai giornalisti. Una riflessione consapevole e ferma. In un momento così delicato, la madre, che aspetta un altro figlio, lancia un messaggio d'amore per gli altri, con un monito: lasciare l'innocenza che spetta ai più piccoli. Ecco, nel silenzio, l'arrivo della bara, candida come le rose per la piccola Lucia. La chiesa di San Bartolomeo a Fossò, paese dei nonni materni della piccola, oggi era gremita di amici e parenti della famiglia che vive ad Olo, paese di origine di Elena Greco, mentre Federico Tasso è di Piove di Sacco. A celebrare il rito funebre è stato Don Claudio Savoldo, che ha parlato di una vita spezzata precocemente, invitando a cercare conforto nella fede. E nell'epigrafe si legge: sei nata il giorno nel quale dal cielo scendono le stelle cadenti e di 19 ottobre sei tornata ad essere la più luminosa stella del firmamento. Occupare è un diritto, sostiene qualcuno che gode di un certo seguito in città, ma alcuni casi sono veramente estremi, come quello scoperto sabato notte a Rione Pertini. Per fortuna tutto questo non è accaduto con il governo cittadino di centrosinistra in piedi, perché sennò la nomade che ha occupato l'appartamento probabilmente otteneva realmente una casa comunale. Il commissario questo probabilmente non lo permetterà, la casa è stata liberata, ma credo sia assurdo pensare che se qualcuno di noi lascia libera la propria casa la potrebbe trovare occupata al proprio ritorno. Un episodio che ha dell'incredibile, ma che secondo Alessandro Vianello, ex consigliere comunale di Prima al Veneto, è in qualche modo figlio della cultura di tolleranza che si respira in città. Mentre una signora 93enne, residente in un alloggio ATER di via Camporese, nel rione Pertini, si trovava all'ospedale per curare una frattura, casa sua è stata occupata nottetempo da una famiglia di nomadi che aveva deciso di farne la propria dimora. A sventare il piano, alcuni vicini di casa che avevano visto qualcuno forzare la finestra e penetrare nell'appartamento. Così hanno avvisato la figlia della signora, che si è precipitata sul posto per verificare l'accaduto, trovandosi di fronte a un bambino e una donna incinta che fumava tranquillamente sul terrazzino della casa della madre. Alla polizia l'occupante abusiva ha riferito di aver bisogno di un posto dove stare. Per farla sloggiare ci è voluta parecchia insistenza da parte degli agenti. Quello che è successo non è altro che il frutto di anni di buonismo che hanno caratterizzato le varie amministrazioni
amministrazioni centro-sinistra che si sono susseguite a Caffarsetti. Ora è tempo di finirla, bisogna far rispettare le regole, bisogna far capire che chi occupa non avrà mai un immobile comunale. Ci sono molte persone che sono oggi in graduatoria, persone rispettose delle graduatorie, che non vanno a occupare gli immobili, e tutti coloro che invece lo fanno in barba a tutte queste persone rispettose della legge devono essere punite non ricevendo mai un immobile comunale. E nel prossimo servizio tutte le novità dell'orario invernale a CTV. Vediamo cosa cambierà. Con l'arrivo della stagione fredda tornano in vigore gli orari invernali per bus e vaporetti. Non molte, ma abbastanza significative le variazioni che i viaggiatori troveranno dal 3 novembre rispetto all'inverno scorso. Per il ferribotta abbiamo potenziato una corsa la mattina per dar sfogo a tutti i camion che ci sono e nel periodo non festivo ma solo feriale abbiamo ridotto un pochettino rimodulando le corse di notte. E questa è una cosa importante. L'altra attività che abbiamo fatto, quindi la linea 1, 2, 3 hanno tutte le stesse frequenze, è solo quella mente di cambiare il notturno, il servizio notturno, dall'ora 1.30 alle 4.30, portando un mezzo dai 20 minuti ai 30 minuti. Quindi di notte le persone dovranno organizzarsi e aspettare 10 minuti in più, ma penso che questo sia possibile. Al Lido il servizio automobilistico cercherà di seguire in maniera più aderente possibile gli orari dei vaporetti, in modo da consentire le coincidenze. Gli autobus avranno una frequenza di 10 minuti da e per Malamocco, di 20 minuti da e per Alberoni, San Nicolò e Piazzale Ravada, 30 minuti da e per Lungomare Marconi. In terraferma al notturno si metterà in marcia, in coincidenza col servizio di navigazione, sarà introdotta qualche corsa in più da Mestre a Piazzale Roma. Oltre al fronte orari, le novità riguardano anche il rinnovo degli imbarcaderi. Presto cominceranno i lavori a rialto e alla ferrovia, ma sul progetto dei nuovi tornelli, sul modello di quelli di Piazzale Roma, pesa l'incognita vandalismo. Noi abbiamo tolto spesso all'uscita i tornelli perché venivano completamente divelti e quindi è un problema anche di costi. Continuare ad aggiustarli, abbiamo detto no, lasciamo così. Speriamo che questo senso civico col tempo, perché i tornelli sono novità, arrivi e quindi anche le persone riescano a capire che l'entrata giusta è quella dove c'è scritto entrata e l'uscita invece serve per uscire e non per entrare. Tragedia alla Venice Marathon, o meglio alla corsa di 10 km collegata alla maratona principale. Un uomo si è accasciato sugli spalti dopo aver concluso la sua gara. Cianotico, gli sono stati portati i primi soccorsi ed è stato usato il defibrillatore, ma non c'è stato nulla da fare. Si chiamava Romano Baldi, 61 anni, svizzero di Taverne, vicino a Lugano. Baldi si era posizionato in tribuna con la moglie dopo aver completato la 10 km non competitiva in attesa del figlio John, partecipante alla maratona vera propria. Il 61enne ha accusato il malore un paio d'ore dopo aver completato la propria corsa ed è stato immediatamente assistito dal servizio medico della Venice Marathon prima dell'arrivo della idroambulanza. Ed ora in breve altre notizie di cronaca da Venezia e provincia. Pescavano con attrezzi dannosi per il fondale, ma sono stati pizzicati dalle fiamme gialle veneziane e hanno dovuto lanciarsi in una precipitosa fuga acquea. In località Mille Campi della Laguna Nord sono stati individuati oltre 10 pescherecci pirata. Dopo alcuni minuti di inseguimento sono state fermate due delle barche fuggite. A bordo 4 persone, tutte residenti a Chioggia, già note per precedenti reati in materia di pesca abusiva. I pescatori sono stati denunciati ed i due barchini sequestrati, così come circa 100 kg di vongole trovate a bordo che sono state rigettate in laguna. 11 soldati statunitensi di ritorno dalla Liberia sono stati messi in isolamento a Vicenza. La Liberia è uno dei 3 paesi dell'Africa occidentale maggiormente colpiti dall'epidemia del virus. Tra i soldati sotto osservazione c'è anche il maggiore generale Daryl Williams. I soldati dovranno rimanere isolati nella base militare americana per 21 giorni, dove saranno monitorati, senza possibilità di contatto con le famiglie. Il Pentagono sostiene che si tratta di una precauzione. Dalla 21esima edizione del rapporto di Legambiente sulla vivibilità ambientale dei capoluoghi di provincia italiani emergono poche buone novità per la regione. Venezia si guadagna il 10° posto. Inquinamento atmosferico a livelli d'emergenza e tasso di motorizzazione sempre in crescita. Ma in Veneto, chi sembra aver impiegato più sforzi nel miglioramento della propria città è l'amministrazione di Venezia, che ha compiuto dei progressi per ciò che concerne la gestione dell'acqua e dei rifiuti urbani, dove cioè l'esigenza più lo richiedeva.
30 anni di reclusione, è questa la condanna richiesta dal PM nei confronti della coppia di fidanzati indiani accusati di aver ucciso a Milano la studentessa e stilista iraniana Mahtab Astalvoldi, il cui cadavere, trasportato in una valigia prima a Lecco e poi a Venezia e gettato nella laguna, è stato ritrovato lo scorso 28 gennaio. Lunedì si è svolta la prima udienza con rito abbreviato, che prevede lo sconto di un terzo sulla pena in caso di condanna. Si sono costituiti parte civile i genitori e il fratello della vittima. La coppia arrestata aveva sostenuto nei primi interrogatori che la ragazza di 30 anni, che si trovava in Italia per frequentare un corso all'Accademia di Brera e che viveva in un appartamento a Milano con loro, era morta per cause naturali. La giovane sarebbe stata invece strangolata. Il suo corpo, stando agli accertamenti, è rimasto per circa 8-9 ore in posizione fetale, ossia il tempo occorso, secondo l'accusa, ai due fidanzati per chiudere in una valigia il cadavere della loro coinquilina e portarlo a Venezia per gettarlo nella laguna. L'udienza è rinviata il prossimo 11 dicembre. Grave incidente attorno alle 17 in via Bizzotto a San Donà di Piave. Un 71enne residente nella zona è stato investito per cause ancora da accertare dalla BMW guidata da un 43enne di 90. Sul posto è intervenuto immediatamente il personale del vicino ospedale, che ha tentato invano la rianimazione per l'anziano con un messaggio cardiaco. È stato trasportato d'urgenza in terapia intensiva. Le sue condizioni sarebbero critiche. Un momento di grande amore per Mestre è andato in scena lo scorso fine settimana. Vi mostriamo le immagini. Una lunga catena umana, mano nella mano, per abbracciare tutti insieme la Torre di Mestre e testimoniare l'amore per questa misconosciuta città. I lucchetti che compongono la catena sono stati donati nei mesi scorsi dai mestrini, che hanno proposto l'iniziativa al Guinness World Records di Londra per far guadagnare finalmente un primato a una realtà troppo spesso soffocata dalla sorella maggiore Venezia. Mestre è una città particolare, ha già i suoi record. Prima di tutto è una città che non ha una sua autonomia, pur avendo 180-190 mila abitanti. E poi è una città che ha un problema molto grosso, è una frazione attualmente di Venezia e tanta luce può fare tanta ombra, per cui è una città in ombra, è una città denigrata, è una città che ha bisogno di un suo momento d'orgoglio. L'associazione Ama Mestre, organizzatrice dell'iniziativa, ha dunque voluto lanciare un messaggio forte di amore e di identità, il cui significato politico è lasciato all'interpretazione degli spettatori. Una proposta di matrimonio in una città romantica come Venezia, in una cornice meravigliosa come Piazza San Marco. Fin qui nulla di strano, ma a fare notizia è il contesto in cui l'innamorato ha compiuto il gesto. Nel bel mezzo della Venice Marathon, in mondovisione ancora prima di arrivare al traguardo, stava correndo i suoi ultimi chilometri quando ha individuato la sua fidanzata in mezzo al pubblico dietro alle transenne. Si è fermato con il fiatone e ha chiesto alla sua amata di sposarlo. Sotto gli occhi di moltissimi curiosi, attratti da una scena tanto bella quanto solita, la fidanzata ha risposto sì. Il protagonista è un uomo francese, Rabien Routier, che con la complicità di un amico ha chiesto alla sua compagna di raggiungerlo al traguardo. La vista si è inginocchiato e dopo la proposta le ha infilato l'anello, quell'anello che si era portato dietro per circa 42 chilometri. Nulla da fare per gli Oro Granata, che in trasferta sul parquet di Milano non sono riusciti a fare la gara perfetta. Diversi errori e la conclamata tecnica dei padroni di casa hanno portato all'80-71 finale. In casa dei campioni d'Italia ci sarebbe voluta la miglior umana Reyer per provare a spaventare Milano. Invece gli Oro Granata sono incappati in una serata non brillante, in cui al tiro sono risultati più precisi del solito. Inevitabile la sconfitta contro il talento e la fisicità della squadra avversaria. Sul parquet milanese i ritmi della partita sono stati molto alti. In conseguenza dell'assenza per tutta la settimana di Stone, Recalcati ha dato ampio spazio a Routier, che ripaga con il primo canestro e una grande personalità. Milano si affida invece a Samuels. Al quinto minuto è 12-6 per Milano e il primo quarto finisce sul 23-14. Break al dodicesimo con Stone e Peric, che porta al 23-18. Vigiano apre il terzo quarto con il canestro del 35-31. Così dal meno 13 l'umana termina invece il terzo quarto a meno 18, dunque 63-45.
Kleiza porta i suoi sul più 23 in apertura di ultima frazione. Lumana però non si disunisce e continua a lottare nonostante una partita virtualmente chiusa nel punteggio. A meno 3 minuti e 30 la Reyer risale così fino al meno 13. Il pregio dell'Umana Reyer è proprio quello di non mollare mai, nemmeno quando tempo e punteggio le remano contro. È proprio grazie a questa determinazione che gli Oro Granata limano il divario fino al meno 9 finale. E per stasera vi ricordo l'appuntamento con Iceberg alle 21.05. Si parlerà di attualità e politica. In studio ci saranno Emilio Fede, Antonio Di Pietro e gli imprenditori Angelo Todaro e Giuseppe Caggiano. E per questa edizione è tutto. Vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro buona serata.